A luglio su Netflix arrivano tante belle novità, ma prima di svelarvi le migliori vi ricordiamo di iscrivervi a EveryEye Plus, attivando la campanella degli avvisi. Tra le tante uscite di Netflix a luglio, oggi vogliamo consigliarvi le 5 migliori, per non restare mai a secco. Partiamo con Generazione 56K, la serie dei The Jackal. La comedy ideata da Francesco e Basta uscirà il 1 luglio e ha come protagonisti Daniel, interpretato da Angelo Spagnoletti, e Matilda, interpretata da Cristina Cappelli. I due si conoscono da tempo e dopo un periodo di grande amicizia nascerà anche un legame che si svilupperà mentre il mondo che li circonda continua a cambiare, soprattutto dopo l'avvento di Internet. Il 1 luglio sarà la volta di Legends of Tomorrow. La serie DC Warner arriva finalmente anche su Netflix, accompagnata da scontri, risate e nuovi villain. Se cercate un prodotto profondo, guardate altrove. Questo è un titolo che in compenso non ha mai fatto mancare divertimento e tanta azione. Passiamo al 9 luglio per parlare della quarta stagione di Atypical. La sitcom creata da Robbie Arashid giunge all'ultima season, nella quale dovranno chiudersi le questioni lasciate in sospeso. Ovviamente ritroveremo Sam, ragazzo affetto da sindrome da Asperger, pronto a reclamare la propria indipendenza, mentre l'apprensiva madre Elsa cerca di abituarsi alla vita senza figli, in una serie nella quale le emozioni e la caratterizzazione dei personaggi sono centrali. Il 23 luglio è invece il turno di Sky Rojo. La serie di Alex Pigna, creatore della Casa di Carta, ritorna su Netflix dopo una prima season che oscillava tra alti e bassi. Coral, Gina e Wendy saranno nuovamente le figure principali della storia, in un racconto che promette tanto intrattenimento, sebbene a discapito di altre componenti. Questa seconda stagione dovrebbe infatti cercare di alzare l'asticella, magari proprio affrontando le varie tematiche in gioco da una prospettiva diversa. Vista però la gestione della Casa di Carta, è probabile che il lato più grottesco della serie possa avere la meglio. Chiudiamo con Outer Banks, in uscita il 30 luglio. La prima stagione, nonostante i difetti, aveva degli ottimi spunti. Un teen drama che, escluse alcune ingenuità, aveva un suo perché. Nella seconda season che si appresta ad approdare su Netflix, ritroveremo probabilmente John B. e il suo gruppo di amici, formato da Pope, JJ e Chiara.